spiegata che avete dato anche in fase di predisposizione del progetto. Quindi ringrazio veramente il soprintendente che è stato da subito disponibile, ma anche la dottoressa Castellini dell'Università della Terza Età, il comune di Alghero, che oggi è rappresentato da il dottor Montis e il dottor Di Gangi, ma anche il presidente della commissione ambiente, con il quale stiamo lavorando anche su altre progettazioni, e non ultimo l'avrei dovuto dire prima il dottor Pais, che chiaramente rappresenta la regione e rappresenta un po' il finanziatore di questo progetto. E questo progetto è finanziato dal servizio SVASI, quindi Sostenibilità Ambientale, Valutazione Strategica e Sistemi Informativi, dell'assessorato ambiente della regione Sardegna. L'ingegner Cocco è stato invitato anche lui, che dirige questo servizio, ma ci ha comunicato che non poteva essere presente e ci ha augurato chiaramente un buon proseguimento. Vi dicevo, quindi è finanziato proprio dall'assessorato Difesa Ambiente, con l'intento proprio di sviluppare un'educazione alla tutela e riqualificazione dei beni comuni, attraverso iniziative appunto di questo tipo, iniziative che coinvolgano tutti i cittadini, non soltanto gli addetti ai lavori e gli appassionati, attraverso appunto processi di cittadinanza attiva. Il progetto è nato chiaramente dal partire progettato, diciamo pianificato dal CEAS del Parco di Porto Ponte dell'area marina protetta Capo Cacce Isola Piana, proprio perché questo progetto, i finanziamenti erano destinati ai CEAS accreditati e non accreditati della Regione Sardegna. E il CEAS ovviamente è rappresentato qui da me, ma io non lavoro da sola, lavoro con altri colleghi, ovviamente con la supervisione del direttore, per cui questo progetto non è solo mio, tengo a precisare. E quindi abbiamo messo in campo questa iniziativa di cittadinanza attiva, che ha proprio questo scopo di riqualificare quest'area, questo bene storico che forse poco conoscono anche i locali, e ci permetterà magari di inserire poi come finalità ultima questa bellezza nel circuito delle aree museali, non solo le cittadine, ma anche delle nostre aree protette. Questo per ricostruire proprio il percorso, la memoria storica che nel nostro territorio parte dall'età neolitica per poi toccare appunto l'età nuragica, l'età romana e l'età contemporanea. Il progetto è nella fase iniziale. Noi abbiamo preferito partire con questa fase che chiamiamo di ascolto di informazione. Quindi abbiamo promosso un sondaggio che avete visto sicuramente sui social, con cinque semplicissime domande. Potrebbero sembrare, qualcuno ci ha fatto notare, anche un po' troppo scarne come domande, come diciamo indagine, però il nostro intento era proprio quello di avere la percezione, innanzitutto di attirare l'attenzione su questo bene in parte forse dimenticato, di attivare un po' gli animi e di capire un po' la percezione dei cittadini comuni, quindi non soltanto, non necessariamente di quelli appassionati o addetti ai lavori. Oltre a questo abbiamo attivato una serie di interviste proprio che informassero i cittadini, innanzitutto di chi viene coinvolto, i partner che abbiamo citato prima, e dessero qualche prima informazione sul sito. Ora, il proseguo quale sarà? Sarà quello di fare un forum pubblico di presentazione alla cittadinanza del progetto, di presentazione dei risultati di questo sondaggio, per capire qual è il contributo della cittadinanza sulle azioni che abbiamo previsto. Questo forum pubblico sarà preceduto da una fase di pre-forum, nel senso che i nostri partner che conoscono il progetto non hanno ancora avuto modo di entrare nel merito della parte operativa con noi, per cui noi faremo un incontro in cui valuteremo rispetto alle azioni previste qual è il contributo operativo dei partner. Tenete presente che il nostro intento è quello di riqualificare l'area parcheggio che c'è poco distante da qui, e quindi creare un'area sicura dove parcheggiare e un camminamento che ci permetta di arrivare fino a questo sito qui, nonché magari allestire dei pannelli che raccontino un po' lungo il percorso il territorio e il sito che si sta andando a visitare e un percorso anche qui all'interno. Tutto questo, vi ripeto, va concertato e condiviso con i partner, quindi il comune, la fondazione, l'università della terza età, vi ripeto, l'associazione Itinerandia, che oggi non vedo il presidente, mi aveva detto che sarebbe venuto, ma forse poi non è riuscito. E anche il dottor De Logu, che forse ha avuto di fondazione un impegno e non è riuscito a venire. Il nostro poi, diciamo, evento finale in questo sito sarà quello di aprirlo alla cittadinanza, quindi di renderlo fruibile.